Bentornati insieme a noi amici di Estate in Appennino, anche oggi iniziamo con tanti nuovi contenuti, partiamo dall'escursionismo, siamo andati insieme all'associazione La Via dei Monti a scoprire il calendario estivo Cammina Appennino. Trekking di più giorni sul filo del crinale, escursioni con i piedi nell'acqua risalendo i torrenti, camminate all'alba e al tramonto di giorno e sotto le stelle, tour tra borghi abbandonati ma anche tra laghi e cascate, salite sulle più importanti vette dell'Appennino, trekking in compagnia di musicisti itineranti, escursioni rivolte ai camminatori più esperti ma anche passeggiate per i più piccoli sulle tracce degli animali del bosco, escursioni con pernottamento in tenda è un'iniziativa per celebrare il Cimone con tre percorsi in simultanea per raggiungere la vetta dai diversi versanti della montagna. Sono solamente alcune delle iniziative che fanno parte del calendario di Cammina Appennino 2018, giunto alla sua 7ª edizione organizzato dal gruppo trekking La Via dei Monti. Sono oltre 100 le escursioni fino a settembre proposte dalle guide ambientali e escursionistiche esperte del territorio per far conoscere e valorizzare l'Appennino tosco-emiliano. L'obiettivo di Cammina Appennino 2018 è di avvicinare le persone all'Appennino facendone apprezzare le peculiarità ambientali, paesaggistiche, storiche e culturali che è possibile notare solo percorrendo a ritmo lento sentieri e boschi. La presenza di una guida garantisce sicurezza ma fornisce anche nozioni e curiosità, oltre a diffondere valori quali il rispetto per l'ambiente e la biodiversità del Parco del Frignano. Le guide propongono escursioni a piedi in ogni stagione dell'anno, studiando itinerari in tutti i comuni del Cimone, a Frassinoro, Saramazzoni e Allabetone, promuovendo il prodotto appennino in modo unitario, superando i confini dei singoli territori. Il calendario è organizzato con il patrocinio dei comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pieve Pelago, Rio Lunato, Saramazzoni, Sestola, del comune toscano Abetone Cutignano, di Ente per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Centrale, il Consorzio Valli del Cimone e il Consorzio Cimone Holidays, associazione Appenninando. Abbiamo escursioni di tutti i tipi, quelle per i più piccoli, escursioni per camminatori super occasionali ed escursioni invece per camminatori più regolari. L'anno scorso ho accompagnato per 6 giorni un gruppo di camminatori che venivano da Cortina d'Ampezzo e sono rimasti molto soddisfatti perché il nostro Appennino, pur non avendo quei 1500 metri di roccia sopra che scenograficamente fanno il loro effetto, ha una grandissima varietà di ambienti, una grandissima varietà di fauna e di flora che sempre stupisce. Per partecipare alle escursioni è necessario iscriversi. Info e prenotazioni a info@laviadeimonti.com. Dal turismo lento passiamo ad attività decisamente più veloci. Andiamo insieme a scoprire lo Speed Down. Nel Reggiano noi siamo andati a Manno per l'anticipazione dell'evento Manno a tutta randa che si terrà questa domenica. Lo vediamo insieme. Le chiamano carrette, ma rappresentano un desiderio, quello di sfidare se stessi, il brivido della velocità avvinghiate ad un mezzo artigianale che proprio perché curato personalmente nel più minimo dettaglio ti regala quell'emozione in più che solamente la consapevolezza di avercela fatta è in grado di darti. Se si unisce tutto questo agli scorci meravigliosi dell'Appennino reggiano, alla natura rigogliosa che ti sfreccia accanto, accompagnata dal rumore delle ruote che stridono sull'asfalto e agli incoraggiamenti degli amici, si inizia a capire cosa sia Manno a tutta randa, che torna domenica a Manno di Toano. Manno ormai è collaudata sia come piloti che dobbiamo comunque, ormai sono già 3 anni, quest'anno sarà il terzo che dovremo mettere un numero chiuso perché comunque è molto ambita, perché è uno dei percorsi più lunghi d'Italia, perché comunque è molto tortuoso, come dicono, adrenalinico, insomma ci si trova di tutto e la popolazione risponde veramente molto bene, cioè ormai vengono da tante parti e direi che siamo sì veramente molto contenti, per adesso si è tutti intenzionati ancora ad andare avanti. La prima parte proprio impegna totalmente il pilota perché è molto veloce, ci sono dei punti in cui nell'arco, ne parlavamo anche prima, di 250 metri si arriva quasi di 90.
nel 200 metri, di conseguenza è molto veloce, molto, è un pilota deve essere sempre comunque molto attento, molto pronto a qualsiasi evenienza. La seconda parte è un attimo più rilassante, però è di un panoramico e di un che piace sempre talmente tanto, molto anche quella. Siamo in estate ed è importante parlare anche di alimentazione, oltre che di gastronomia e sport. Noi lo facciamo alla cucombra, insieme al frutto più amato di tutta l'estate, l'anguria. Torna a San Matteo della Decima la festa della cucombra, giunta ormai alla sua 25esima edizione. Si tratta della sagra dei sapori di Decima, sapori che hanno una storia lontana e un sapore inconfondibile. Quest'anno è una qualità molto buona sia del cucumbero che del melone, perché già qualche settimana che li assaggiamo e nonostante il clima che è stato abbastanza bizzarro, e il prodotto, detto anche da altri, detto proprio da chi dei consumatori, è eccellente. Poi dopo alla fiera del cucumbero lì si sentirà che roba è venuta benissimo. L'importante è che il coltivatore abbia tenuto quest'anno il prodotto in sulla montagnella, diciamo, noi ci facciamo una montagnetta, perché questo tipo di cucumero qua soffre molto di asfissia, basta un temporale per seccare tutte le piante. Come lei vede c'è un cuscino rialzato dove sopra c'è la pianta, perché basta un temporale che l'unico problema che possono avere queste piante è l'asfissia, che è micidiale. Un temporale si secca tutte le piante. Del resto, se si è evitato quel problema lì, c'è un buon raccolto e dei frutti buoni, buonissimi. Ah, questa è la precoce, la Jacky Miyako, quella che vede lì, è un cucumero molto morbido con la buccia sottile. Dopo entra quello un po' più resistente per via del clima che sale su di temperatura, e c'è l'altro un po' più resistente che è la Top Gun, che è di costituzione un po' più robusta, leggermente più duro, però tutte e due buonissime. Questo paese, non so se tutti lo sanno, San Matteo della Decima, per decenni è stato sostenuto dalle cucomere. Qui ogni abitazione faceva cucomere. Parlo degli anni 60, 70, 80. Dopo l'industrializzazione ha sopperito tutti i fabbisogni, ma prima, quando lei passa, vede una casa, quello lì è tutto frutto delle cucomere state fatte Decima. Solo lungo la mia via c'erano 10 produttori, adesso ci sono rimasti uno, due, c'erano 10, 12 produttori per via. Venivano i commercianti da Firenze, venivano da lontano anche. Adesso invece il mercato si è ristretto, comunque rimane un prodotto tipico, come abbiamo avuto il marchio del cucumero e melone tipico. Dal 29 giugno al 1 luglio e dal 5 all'8 luglio, questa sagra ecosostenibile si svolgerà presso la Corte Castella, dai capannoni del Carnevale, con un ampio parcheggio, tante le iniziative, ma soprattutto ricco il menù da offrire. Siamo già pronti, stiamo per partire, quindi il 29 di giugno parte la sagra del cucumero. Vi aspettiamo tutti intanto, no? Questo per dirvi che l'edizione sarà come gli anni scorsi, di conseguenza avremo da proporre diverse pietanze a base anche di cucumero e melone, e quindi siete tutti invitati. Ci saranno degli spettacoli nei due weekend, quindi musica, balli e quant'altro. Poi c'è uno spazio dedicato, diciamo, al bar, chiamiamolo così, dove ci saranno anche delle gare di biliardino nel primo weekend, e nel secondo weekend avremo una gara di briscola con dei premi, che è chiaro, il cucumero e il melone non mancheranno nei premi, tutti frutti locali, chilometro zero, quindi cioè, sono produzione locale, perché diciamo il cucumero e il melone prodotto in questa zona sappiamo che comunque è di altissima qualità, di conseguenza noi proponiamo questo.
La festa è per tutti, la festa è del paese, quindi noi aspettiamo, tutti aspettiamo. Una sagra che è resa possibile grazie all'enorme lavoro fatto dai tantissimi volontari di Decima. Importantissima, senza di loro non si riuscirebbe comunque a portare un 7-8 giorni di festa in paese di questa portata, che è abbastanza, diciamo, impegnativa. Però nonostante tutto i volontari del Carnevale ce la stanno mettendo tutta e tutti gli anni ripropongono questo, noi pensiamo, questo evento che la cittadinanza aspetta. Sbrigati! Non è un monito, è il nome del ristorante dove siamo andati oggi. Siamo stati a Guiglia, venite insieme a noi. Divertimento, riposo, aria pura e tanta tranquillità, ma soprattutto il buon cibo, che solamente la cucina emiliana, ormai famosa e invidiata in tutto il mondo, è capace di proporre. Se l'Appennino modenese fosse un motore di ricerca, una sorta di Google con le fronde e i funghi porcini, insomma, queste sarebbero le parole più cercate dai tanti turisti che ogni anno salgono le nostre strade alla ricerca di un periodo di riposo tra i monti. Sbrigati, che a Guiglia ti accoglie con il sorriso e la vivacità di Vittorio, è il luogo in cui trovare tutto questo. Si entra, naturalmente, per mangiare bene e si esce sempre pieni di allegria. La locanda da Sbrigati è una tappa obbligata per chi ama l'Appennino. Si mangia bene, si sta bene, c'è la veranda se piove, altrimenti c'è il fresco delle nostre montagne. Insomma, è un posto in cui si sta bene in compagnia nella semplicità delle nostre montagne. Diciamo che noi, questo terrazzo l'abbiamo fatto e lo chiamiamo noi il balcone delle Emilie perché si vede praticamente quasi tutta la pianura padana e la sera c'è una bella visuale, ecco, diciamo così. E in più appunto ci godiamo il fresco, l'abbiamo aperto dai primi di maggio e lo terremo aperto finché la stagione ce lo permette, direi verso la fine di settembre. Qua ci troviamo con gli amici, ci divertiamo, è una trattoria, come si può dire, su alla buona, dove non pensiamo e non pretendiamo di essere i migliori, pensiamo di essere bravi e di essere armoniosi, ecco, diciamo così. Sbrigati vuol dire tante cose, ma sbrigati anche vuol dire nel mangiare. Per noi dobbiamo cercare di servire la gente, di servirla bene, e con i prodotti tipici di questa zona. Sbrigati vuol dire che, almeno per me, che devi dare una mossa, perché quando la gente arriva a pranzo o a cena viene per mangiare, non viene perché siamo bravi o siamo belli, viene perché ha bisogno di pranzare o di cenare, e per noi questo dovrebbe essere lo stimolo per accontentarli nel minor tempo possibile. Poi dopo, se si trovano bene, rimangono qua tutto il pomeriggio, tutta la sera, per noi è un piacere. Deve essere un ambiente, cerchiamo di creare un ambiente familiare dove l'amicizia e la cordialità dovrebbe essere uno dei nostri punti forti. Ecco, poi vedremo anche la parte divertente della locanda da Sbrigati. Il punto forte naturalmente sono i piatti. Cosa si mangia qui? Beh, diciamo, i prodotti sono tradizionali, le solite cose: tagliatelle, tortellini, tortelloni, maccheroncini, gnocchi di patate, con i vari sughi o in brodo, ecco, dipende. I tortellini li facciamo in brodo alla panna e solitamente gli altri prodotti li facciamo con dei sughi, con delle verdure, dipende, insomma, con dei formaggi. Praticamente è la solita cucina tradizionale che portiamo avanti da diversi anni, ecco. Con una marcia in più data dal re Borlengo. Sì, sono da diversi anni che abbiamo imparato a proporlo e vedo che funziona. Lo facciamo il giovedì e la domenica, il giovedì sera e la domenica pomeriggio e sera. Vedo che ha un discreto successo. Come vedete, stasera ho alcuni amici e stanno mangiando borlenghi. Ecco, perché noi siamo stati fortunati, siamo arrivati la sera in cui si festeggia un compleanno e c'è anche da divertirsi e anche da ascoltare della musica con un'amica che canta. No, diciamo che siamo in alcuni amici,
che solitamente ci troviamo spesso e le vediamo qua dietro di me. Noi compiamo gli anni molto spesso, compiamo gli anni, perché ormai le nostre amiche, le nostre donne non ci vogliono più e allora festeggiamo da soli, festeggiamo. Siamo giunti alla fine di questa puntata, noi ci vediamo domani sabato con il meglio di, ci trovate anche sul web, sul sito appenninonews.it ma anche sulla pagina Facebook Estate in Appennino. A domani.